Il titolo che abbiamo voluto dare a questa giornata è il Beati coloro che dialogano, perché crediamo che la condizione per la pace in qualsiasi ambiente professionale, familiare, amicale sia esattamente il dialogo, e il dialogo è stato per noi ed è per noi ciò in cui crediamo maggiormente. Il fatto di poter aver costruito questa giornata insieme ad altre comunità, altre fedi, altre comunità religiose è stato per noi un'esperienza molto importante, molto significativa, è già stata una conquista. La pace si conquista solo col dialogo. Fintanto che avremo il coraggio di dialogare, la strada sarà comunque aperta per costruire qualcosa di buono per tutti. Crediamo innanzitutto nei più giovani di noi, insieme stiamo servendo, unisciti se vuoi. L'obiettivo principale della nostra fede è l'unità del genere umano, per cui ovviamente partiamo dall'educazione dei giovani. Il nostro scopo è quello di sostenere soprattutto i giovanissimi nell'acquisizione di una mentalità pacifica che possa per veramente consentire il superamento dei pregiudizi. Segui il ritmo, il mondo intero sta cambiando. Con la meditazione diamo spazio a quello che è la nostra, le nostre emozioni disturbanti, e lo facciamo questo per essere di beneficio per tutti gli esseri. L'equità è consona alla devozione. Temete da Allah. Allah è ben informato su quello che fate. Noi come giovani musulmani di Mantova siamo una realtà mantovana che è presente ormai da quasi 3 anni a Mantova, e vogliamo portare quella che è la nostra voce come giovani musulmani presenti nel territorio mantovano. Come c'è anche un detto del nostro profeta che dice che parliamo sulle cose che sono tra di noi in comune, e su altre diversità si può, nel senso, diversità fa parte di questo mondo e fa bene. Questo secondo me è un simbolo molto bello di persone che hanno voglia di stare insieme per costruire un mondo che sia più facile per tutti. Continuiamo a far sì che questo mondo diventi ogni giorno più difficile per l'economia, per la finanza, per l'andare insieme, per la guerra che domina da tutte le parti, per i dialoghi che non si aprono mai. Di quel noi 4 gatti che siamo qui, e forse siamo un pochettino di più, riusciamo a dire qualcosa che è di speranza per tutti.